Benvenuti a tutti quanti in questo video. Io sono Stefano Montana e oggi con noi abbiamo Luca, un mio studente, cliente e caro amico che abbiamo aiutato con il suo brand a raggiungere questo risultato straordinario. E voglio proprio che Luca ci racconta un po' la sua esperienza con me, con il mio team, con Shopify in generale, con l'e-commerce e social media marketing. Ciao Luca. Ciao, ciao Stefano, grazie. No, mi ha fatto molto piacere, con molto piacere voglio condividere la mia esperienza perché Stefano è una persona fantastica e ormai anche, diciamo, un amico e a differenza di tutte le altre persone che ho trovato in internet perché è anni che cerco di vendere i miei prodotti con la piattaforma Shopify, è stata l'unica persona veramente disponibile e che ti risponde e che ti dà comunque delle informazioni che non trovi nei classici video YouTube o da quelli che si chiamano un po' fuffaguru, ecco. Quindi diciamo che mi ha dato delle vere nozioni che mi hanno consentito, come vedete anche dalla dashboard, di ottenere dei risultati ottimi. Io vengo dal mondo Amazon dove ottengo degli ottimi risultati, ma Shopify è molto carente. Quindi Stefano mi ha dato la possibilità di imparare anche questo mondo e ne sono proprio contento, anche perché ha ottenuto mezzo milione di vendite e come vedete qui vendevo io, ma poi quando ho imparato e ho seguito quello che Stefano mi ha indicato, come vedete le vendite sono aumentate notevolmente e soprattutto è aumentato il margine, che è fondamentale in quello che è la natura dell'e-commerce, perché alla fine va bene fatturare, ma bisogna anche avere un margine, quindi le pubblicità devono costare il meno possibile. E Stefano in questo è molto bravo, mi ha spiegato proprio come fare sia quello che è la pagina del prodotto, sia quello che è la struttura del sito, le app che si possono utilizzare. Insomma, mi ha spiegato veramente, veramente tutto e infatti i risultati sono arrivati. Anche la percentuale di comunque clienti abituali è molto elevata e questo mi permette nel tempo di incrementare un attimo il business e avere una marginalità maggiore. Questo tipo di sito io vendo abbigliamento e nello specifico tute, quindi vado forte magari in primavera, autunno e in estate anche a livello di strategia abbassiamo un attimino la pubblicità, però i risultati secondo me sono notevoli e soprattutto non si trovano in tutti i corsi perché Stefano fa quelle che sono lezioni one to one senza svenarti, quindi alla portata di tutti secondo me e effettivamente io sia con lui che con le persone che gli danno una mano sono stato molto contento, soprattutto anche della disponibilità. Anche perché anch'io dal lato Amazon cerco di dare massima disponibilità e lui è lo stesso, quindi in questo ci troviamo molto e abbiamo ottenuto ottimi risultati entrambi, quindi sono molto soddisfatto, ecco, di questo. Ok, grande Luca. Se puoi aggiorna la pagina così facciamo vedere che è tutto reale. E Certo. sì, io mi ricordo che comunque avevamo delle difficoltà, infatti anche l'estate in generale, perché comunque tu vendi un prodotto più primavera, autunno, inverno, ma comunque possiamo vedere tranquillamente l'incremento delle vendite, della percentuale dei clienti che sono tornati, che ricordiamo per un brand. Su Shopify, in generale e-commerce, qualsiasi brand è fondamentale avere dei clienti che ricomprano da te, in quanto sono clienti fidelizzati che, appunto, fidelizzando il cliente, andranno a comprare sempre più prodotti da te. Poi un'altra cosa importante che hai detto, che abbiamo implementato, è il valore medio degli ordini, che attraverso bundle, attraverso upsell, cross-sell, diverse applicazioni Shopify, che come tu ben sai, Luca, abbiamo implementato all'interno della nostra consulenza, del nostro percorso insieme, abbiamo implementato appunto queste applicazioni per incrementare l'average order value, ovvero il valore medio dell'ordine per ogni cliente, e per ogni cliente abbiamo fatto in modo che spendesse di più. Quindi ricordiamo che la spesa principale per un e-commerce su Shopify è quella di attrarre traffico e quindi clienti e appunto, oltre al tasso di conversione, è proprio il costo per acquisto. Quindi, se noi innanzitutto dobbiamo riuscire a ottenere un costo per acquisto, quindi il più basso possibile, e poi quel medesimo cliente cerchiamo di ovviamente di upsellargli o crossellargli
diciamo così, altri prodotti per appunto guadagnare di più e aumentare il nostro margine. Ok? Quindi la cosa fondamentale, quello che abbiamo fatto con Luca insieme nel suo percorso, è appunto capire come, prima di tutto, riuscire a vendere di più nel front-end e, soprattutto, dopo, come vendere di più nel back-end. Quindi, attraverso le ads che abbiamo fatto su Facebook, TikTok, qualsiasi social media, Instagram ovviamente, anche Google, soprattutto per quanto riguarda la parte di retargeting, Google Shopping, ormai qualsiasi brand, email marketing, abbiamo fatto qualsiasi cosa. Ogni brand deve essere onnipresente, deve essere pronto a SMS. Adesso più parlo, più vengono in mente le cose che abbiamo fatto, che ogni brand dovrebbe fare, tra l'altro, soprattutto per quanto riguarda il flow dei carrelli abbandonati, eccetera. In generale dell'email marketing ci sono tante il mail marketing è veramente carente. Esatto. Mi hai dato un tool che comunque mi ha aiutato. Tutto quello che è il funnel, come hai detto tu, carrello abbandonato, email di benvenuto, utilizzare magari un coupon sconto per l'accesso iniziale, comunque con un senso, mandargli messaggi, perché comunque l'SMS, come hai detto tu, è molto importante adesso, perché ha un tasso l'SMS di apertura che è molto più elevato di quelle che sono le email, e quindi aiuta anche la conversione a basso costo. Quindi questo sicuramente mi ha aiutato a aumentare la media, sia la media dell'ordine, ma anche proprio il margine, che è fondamentale. Assolutamente, che poi, come tu ben sai, come tutti sappiamo, alla fine è tutto un gioco di margini, ok? Soprattutto quando vai a vedere nell'insieme, dall'inizio alla fine del tuo funnel, quello che vendi, comunque anche la customer journey, quindi il viaggio del cliente da quando arriva sul tuo sito web, anzi ancora prima, da quando vede le tue inserzioni a quando arriva sul tuo sito web, aggiunge, compra e successivamente cosa succede, quindi con upsell e cross-sell. Quindi è tutto un ecosistema che abbiamo creato, nel tuo caso per il tuo brand, in Italia, e mi ricordo bene che abbiamo implementato il pagamento alla consegna, anche il pagamento a tre rate per facilitare comunque la vendita in Italia, aumentando le vendite esponenzialmente anche di 3-4 volte, soprattutto con il pagamento alla consegna in Italia. E ovviamente tutto questo, come ho detto in precedenza, fa parte di un ecosistema. Quindi piano piano noi dobbiamo aggiungere cose al nostro funnel che funziona, ovviamente testiamo le creatives, ovvero le creatività per quanto riguarda le ads su Facebook, Instagram, TikTok, qualsiasi tipologia di inserzioni ovviamente vanno testate, ed è quello che abbiamo fatto con Luca nel corso di tutto questo tempo, perché è lì la chiave di qualsiasi business di successo, ovvero capire esattamente come attraverso l'advertising, quindi la pubblicità, riuscire a ottenere più vendite possibile investendo il meno possibile, quindi aumentando il tuo margine. E Luca, penso che abbiamo detto tutto. Sono veramente contento di come è andato comunque il nostro percorso insieme, dei risultati che abbiamo ottenuto. Comunque mezzo milione di fatturato in vendite online non è da tutti, soprattutto per quanto riguarda un brand nuovo come il tuo, creato così dal nulla, è portato già a mezzo milione con veramente tantissimi clienti, email che potrai utilizzare, quindi sì, sono veramente orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto insieme. Grazie, grazie mille Stefano e grazie a tutti, e vi saluto. Ciao, ciao, ciao. Ciao Luca, ciao a tutti quanti.